Grazie Presidente. Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, io ritengo che, come ha giustamente detto il Presidente Conte, per capire e spiegare le ragioni di questa crisi sia necessario ricordare quali sono state le ragioni che hanno portato alla nascita di questo governo. E penso che questo sia necessario anche per dare una spiegazione razionale allo spettacolo disarmante, immondo, indegno a cui gli italiani stanno assistendo nelle ultime ore. Una sorta di calciomercato dei parlamentari con improbabili talent scout, come l'onorevole Clemente Mastella. Improbabili non tanto perché noi vogliamo esprimere qualche giudizio politico o morale sull'onorevole Mastella, ma improbabile pensando a qual era il giudizio etico, politico e morale che sull'onorevole Mastella e sui cosiddetti responsabili o costruttori, come li chiamate oggi, dava la principale forza politica che appoggia il governo Conte, il Movimento 5 Stelle. Il termine più gentile con cui venivano chiamati era traditori, venduti, voltagabbana. Tanto da arrivare addirittura a pensare a una riforma della Costituzione che prevedesse